Il Campobasso sbanca il Valenzuca di Francavilla, infliggendo il primo stop stagionale alla squadra di Rachini in serie positiva da 8 turni. Da canto loro i molisani allungano la striscia a 7 risultati utili. Numeri a parte, la gara è stata una sorta di paradosso. Nel primo tempo gli ospiti hanno realizzato un solo gol, ma hanno comandato il gioco costruendo diverse palle per il raddoppio. Nella ripresa meglio il Francavilla, che però ha avuto il torto di non incidere sotto porta, pur riuscendo a cambiare l'inerzia del match. Nel finale concitato, i giallorossi, rimasti in 10 per l'espulsione di Nazari, hanno incassato il gol decisivo dopo aver perso una palla sanguinosa a centrocampo. Prima del match, da segnalare la premiazione delle ragazze del Francavilla Calcio a 5, reduci dal trionfo in Coppa Abruzzo di Serie C. Durante la pausa, invece, il taglio della torta del presidente Gilberto Candeloro per il suo compleanno, che ovviamente il numero 1 giallorossa avrebbe voluto festeggiare in maniera diversa, ma tant'è. Le scelte: Rachini conferma il 4-2-3-1, Cafiero è in tribuna, il giocatore non è ancora pronto, sempre out Palumbo. Il Campobasso di Bugatti si schiera secondo il 4-3-3, unico indisponibile Musatti, al suo posto Cogliati, che sarà determinante. Ospiti subito pericolosi al nono con Alessandro, ex Chieti, bravo, Spataro a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi ancora pericolo per la porta giallorossa. Il Francavilla stenta a carburare e soffre parecchio le veloci imbucate centrali degli ospiti. In una di queste arriva il vantaggio, 18esimo. Realizza Alessandro, ex Chieti, lanciato a rete, anche se rimane il sospetto di un fuorigioco. Le immagini non chiariscono, ma sembra che al momento del lancio Alessandro sia avanti di alcuni metri. L'arbitro Perri di Roma 1 però convalida. Ovviamente la reazione giallorossa. In 5 minuti si registrano 3 conclusioni verso la porta molisana, tutte di Banegas, che state vedendo in sequenza. Se il Francavilla accarezza il pari, il Campobasso non sta certo a guardare, e al 26esimo e al 28esimo è pericolosissimo, prima con Alessandro e poi con la doppia occasione capitata a Giacobbo, e sugli sviluppi dell'azione a Di Lauri. La gara rimane vibrante e piacevole. Al 36esimo i giallorossi rubano palla sulla tre quarti. Mancini, lanciato a rete da Dos Santos, entra in contatto con l'estremo difensore Esposito. In uscita l'arbitro indica il penalty e ammonisce il portiere ospite. Dal dischetto trasforma con potenza e precisione Banegas. Con le immagini di Andrea Berardinelli passiamo alla ripresa. Stessi 22 in campo, secondo minuto, Campobasso subito pericoloso con Cogliati, che lanciato a rete tenta un pallonetto. Il Francavilla comincia di nuovo a premere e si rende pericoloso al decimo con Montagnoli. Il giocatore riceve palla da Samuel Di Renzo, si prepara bene il tiro ma non inquadra la porta. Primi cambi nel Campobasso, ma è il Francavilla a comandare il gioco. 14esimo, conclusione dal limite di Banegas, Sposito e attento. Poco dopo è il Francavilla a rischiare, Cogliati si incunea centralmente e conclude, bravo Spataro a disinnescare. Al 22esimo pericolosissimo il Francavilla, percussione di Mancini, tiro ribattuto, arriva Dos Santos, a botta sicura, gran riflesso di Sposito. Prima dell'espulsione da segnalare un'occasione per gli ospiti con questo colpo di testa di Giacobbe, che scheggia il palo. A 9 dal termine, giallorossi in 10. Cogliati, ancora lui, si invola verso l'area, a contatto al limite con Alessandro Di Renzo. L'arbitro fischia la punizione e tira fuori il rosso per Nazari, che tuttavia non era intervenuto. Cambi nel Villa, entrano Gallo per Banegas e Milizia per Mele, ma non è finita. A 3 dal termine, Campobasso in vantaggio, scambio Alessandro Cogliati, il giocatore supera con un pallonetto delizioso Spataro in uscita, e il gol partita. Al Valenzuca, Francavilla 1, Campobasso 2. È stata una partita difficile, faccio i complimenti a Campobasso, però ripeto, abbiamo sofferto nei primi 20 minuti su determinate situazioni che non leggevamo bene la profondità, e loro erano molto bravi ad attaccare gli spazi con i due attaccanti più trequartista, quindi abbiamo fatto un pochettino di fatica, poi l'abbiamo ripresa. Secondo me nel secondo tempo abbiamo avuto anche l'occasione per fare gol, cioè per fare il 2-1. Nel momento in cui diciamo che non stavamo soffrendo, abbiamo subito questo gol, sempre su una palla buttata alle spalle della linea difensiva, letta male, e quindi abbiamo perso. A volte il calcio regala anche dei paradossi, perché voi potevate sicuramente segnare il secondo gol nel primo tempo, avete giocato meglio del Francavilla, nel secondo tempo meglio il Francavilla, ma avete segnato voi. Sì, sicuramente, noi il primo tempo doveva magari, probabilmente il risultato giusto era 3-4-0 per noi, solo tempo invece Francavilla ha fatto bene,
secondo me noi i 20 giorni un po' l'abbiamo sentita, quando dopo è tanto che non giochi, quando esci dalla partita fa un po' fatica a rientrarci, però abbiamo continuato a fare la nostra partita senza disunirci e alla fine sapevamo che con Cogliati e con la velocità delle nostre punte potevamo far gol in qualsiasi momento.